Brahma, che non ha alcuna origine materiale, perché è nato dal fiore di loto che cresce dall'ombelico del Signore, è il creatore di tutti coloro che nascono in un corpo di materia. Il Signore, con la sua misericordia, rivelò a Brahma la sua forma trascendentale. Ripeto, la traduzione Brahma, che non ha alcuna origine materiale perché è nato dal fiore di loto che cresce dall'ombelico del Signore, è il creatore di tutti coloro che nascono in un corpo di materia. Il Signore, con la sua misericordia, rivelò a Brahma la sua forma trascendentale. Spiegazione. Il termine Aja indica Brahma, il primo essere creato, perché non è nato da una madre dotata di un corpo materiale. Brahma nacque direttamente dal fiore di loto che emana dal corpo del Signore. È dunque difficile stabilire se il corpo del Signore e quello di Brahma siano o no della medesima natura. È essenziale però comprendere perfettamente questa verità. Una cosa è certa. Brahma dipendeva totalmente dalla misericordia del Signore e solo così poté, fin dalla nascita, creare i primi esseri viventi e contemplare la forma del Signore. Ma questa forma contemplata da Brahma ha una natura identica alla sua? Questa è una questione che lascia perplessi e Maharaj Parikshit voleva che Śrīla Śukadeva Goswami gliela chiarisse. Ripeto le ultime righe. Una cosa è certa, Brahma dipendeva totalmente dalla misericordia del Signore e solo così poté, fin dalla nascita, creare i primi esseri viventi e contemplare la forma del Signore. Ma questa forma contemplata da Brahma ha una natura identica alla sua? Questa è una questione che lascia perplessi e Maharaj Parikshit voleva che Śrīla Śukadeva Goswami gliela chiarisse. Ajah Srijati Bhutani Bhutatma Yadanugrahat Dadrisheyena Tadrupam Nabhi Padma Samudbhava. Brahma, che non ha alcuna origine materiale perché è nato dal fiore di loto che cresce dall'ombelico del Signore, è il creatore di tutti coloro che nascono in un corpo di materia. Il Signore, con la sua misericordia, rivelò a Brahma la sua forma trascendentale. Om Agyanat Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Umilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Saganaragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhamvitamscha Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vamcha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki jai. Maharaj Parikshit sta ponendo queste domande a Srila Shukadeva Goswami perché è fondamentale rivolgere domande pertinenti e chiedere chiarimenti al maestro spirituale. Infatti ha detto Tat Vigyanartham Sagurum Eva Bhigacchet Samippanim Shrotriam Brahmanishtam. Noi dobbiamo avvicinare una persona che è Shrotriam, quindi che conosce le scritture, le conclusioni delle scritture, e che dimostra questa conoscenza, quindi non è un sapere accademico, non ha imparato qualcosa a memoria e basta, ma Brahmanishtam, la conclusione delle scritture è realizzata e pone una maestra spirituale sulla piattaforma del Brahmanishtam, cioè fisso nella dimensione del Brahman. Se non siamo fissi nella dimensione del Brahman, vuol dire che abbiamo delle lacune nella nostra realizzazione trascendentale e quindi a maggior ragione dobbiamo avvicinare un maestro spirituale e chiedere chiarimenti e ricevere la sua misericordia, perché è in realtà la misericordia del maestro spirituale che colma tutte le lacune. Noi possiamo cercare con i nostri mezzi di fare tante cose, ma alla fine, se non c'è la misericordia di Krishna che arriva attraverso la misericordia del maestro spirituale, non si va molto in là. Quindi, Maharaj Parikshit, seguendo queste istruzioni, avvicina Shukadeva Goswami e gli pone queste domande. Però sono domande che contengono delle conclusioni sciastriche, quindi sono domande pertinenti di una persona che dimostra di avere già una grande realizzazione della verità assoluta. E quindi chiama Brahma Aja, vuol dire non nato. Poi Srila Prabhupada traduce dicendo e si rivolge a Brahma, il non nato che è nato da un fiore di loto, cioè tutta questa traduzione è un'espansione della parola Aja. E quindi questo è un lusso che si possono prendere gli acharya di espandere, no? Le traduzioni in base alla conoscenza che hanno e per chiarire bene il concetto. Quindi Aja è Brahma e già è la nascita. Aja vuol dire senza nascita. Ma in un certo senso nella Bhagavad Gita anche noi, anche ognuno di noi è Aja, e questo viene spiegato nella Bhagavad Gita, nel secondo capitolo, Najayate Mriyate Vakadachin Nayam Bhutva Bhavitava Na Bhuya Aja Nityam Sasvato Yam Purano Nahanyate Anyamane Sharire. Dice, quando spiega
che la natura dell'anima dice Najayate, non è mai nata, Mriyate e non morirà, Vakadachim in qualunque tempo, passato, presente e futuro. Nayam Bhutva Bhavitavana Bhuya, non è mai venuta all'esistenza e mai cesserà di esistere. Ajo Nitya Sasvato Yampurana, è Aja, senza nascita, Nitya, eterna, Sasvata, che è permanente, Purana, è antichissima l'anima, Nahanyate Anyamane Sharire, e non muore quando il corpo muore. Quindi solo questo verso della Bhagavad Gita ci spiega chi siamo, no? Alle volte noi chiediamo anche durante, quando incontriamo, nessuno di noi sa chi è, vive in questo mondo ma non ha ben capito chi è. Basta un verso della Bhagavad Gita per spiegarci chi siamo. E quindi è molto importante non essere dei superficiali ed entrare in profondità. Entrare in profondità significa che quando noi veniamo in coscienza di Krishna, sì, abbiamo ascoltato un verso della Bhagavad Gita, e quindi già sappiamo chi siamo, ma non è sufficiente, altrimenti Srila Prabhupada avrebbe tradotto solo quel verso, altrimenti la Bhagavad Gita conteneva un verso solo e Prabhupada ne avrebbe tradotto uno solo. Se c'è la Gita, se ci sono i Purana, se ci sono tutte le conclusioni shastriche, è perché noi dobbiamo entrare in profondità in questo oceano della conoscenza, altrimenti rimaniamo in superficie e siamo vittime della dualità dell'esistenza materiale. Quindi qui Maharaj Parikshit, ponendo queste domande, porta, dicevamo, queste conclusioni shastriche, dice il Brahma, che è il non nato, come rileggo il verso, che non ha alcuna origine materiale, è il creatore di tutti coloro che nascono in un corpo di materia. Quindi c'è questa apparente contraddizione, perché lui che è il non nato, in realtà dà nascita, dà l'origine a tutti coloro che nascono in un corpo di materia. E il Signore, con la sua misericordia, rivelò a Brahma la sua forma trascendentale. Quindi noi sappiamo che quando Brahma è arrivato alla sua completa realizzazione, e questo lo leggiamo nello Srimad Bhagavatam, riceve il darshan del Signore Supremo. Quindi ha questa visione del mondo spirituale ed è da lì che trae la sua ispirazione per dare nascita, per dare le forme. Brahma non è che crea, l'anima è Aja, è senza nascita, ma riceve una forma. Certo, praticamente l'anima è infinitesimale e quindi è come se, quasi come se non esistesse, ecco perché dice crea gli esseri viventi, perché un'anima è infinitesimale, come se non esistesse. Quando riceve la forma, espande tutta la sua potenza spirituale e quindi viene alla luce, se possiamo dire così. Quindi Abrahama dà la forma e crea gli esseri viventi, anche se gli esseri viventi sono anch'essi Aja, non sono mai stati creati. Allora, come comprendere bene queste conclusioni? Lo spiega Srila Prabhupada nel commento e dice: è dunque difficile stabilire se il corpo del Signore e quello di Brahma siano o no della medesima natura. Perché Brahma
appare dall'ombelico, dal fiore di loto, appare sul fiore di loto, e questo fiore di loto è apparso dall'ombelico di Garbhodaksha e Vishnu. E essendo la forma di Garbhodaksha e Vishnu completamente trascendentale, come si fa a comprendere se la forma di Brahma è anch'essa completamente trascendentale oppure è materiale? E Srila Prabhupada dice: è dunque difficile comprendere queste verità. Una cosa è certa: Brahma dipendeva totalmente dalla misericordia del Signore, e solo così poté, fin dalla nascita, creare i primi esseri viventi e contemplare la forma del Signore. Quindi è difficile comprendere queste verità, ma se noi seguiamo l'esempio di Brahma, allora possiamo comprenderle. Infatti, che esempio ci dà Brahma? Lui, sappiamo, no, che era nel buio totale e non riusciva a raccapezzarsi. Allora ha sentito questa vibrazione, tapa, tapa, austerità, e allora si è messo in meditazione per 1000 anni degli esseri celesti, non 2 ore di japa, no, 1000 anni degli esseri celesti, che però per Brahma corrisponde più o meno a un tempo limitato, come potrebbero essere le nostre 2 ore di japa, e alla fine, o come potrebbe essere il nostro sadhana mattutino, alla fine di questa austerità ha avuto la visione, non prima. Quindi l'esempio di Brahma è che si sottomette al Signore Supremo, ma il primo passo della sottomissione è che compie volontariamente austerità. Quindi, se noi compiamo austerità fin dal mattino con il sacrificio della sveglia, e allora significa che vogliamo sottometterci al Signore Supremo. Se non sentiamo la sveglia, se non la ascoltiamo e non ci destiamo prima del Brahma Muhurta, il punto della situazione che possiamo trarre dall'esempio che ci dà Brahma. Brahma stesso ha compiuto grande austerità, e poi gli è arrivata questa visione e ha potuto creare la manifestazione cosmica e dare forme materiali a tutti gli esseri viventi. E noi apprendiamo dalla Bhagavad Gita la nostra vera natura, no? Come avevo detto prima, la Jayate Mriyate Vakadachin, Nahanyate Anyamaneshari Re. Però poi, se ci guardiamo, vediamo che abbiamo un corpo fatto di materia, costituito di tutti gli elementi materiali che sono descritti nella Bhagavad Gita, anche nello Srimad Bhagavatam. Quindi ci rendiamo conto di essere anime incarnate in questo mondo materiale, e il destino di ogni anima in questo mondo è segnato, cioè è destinato a lasciare corpo dopo corpo e a prendere una nascita dopo l'altra, anche se l'essere vivente è costretto a prendere nascita. Ecco perché questo mondo materiale è un mondo di sofferenza, Dukkhalaya Mahasasvatam, perché l'anima è costretta a fare una cosa che va contro la sua natura. Quindi noi dovremmo capire bene, come diceva Prabhupada nella spiegazione, è difficile comprendere questa verità, ma se noi ascoltiamo attentamente gli shastra e compiamo austerità, allora possiamo comprendere. E se comprendiamo,
realizziamo che questa forma di vita umana serve esclusivamente per la comprensione della verità assoluta. Non ha altro fine migliore. Sì, poi teoricamente si può usare in tanti modi, ma il modo migliore per usare questa forma di vita umana è, come dice Rishabhadeva Maharaj ai suoi figli, Nayan Deha Deo Bhajam Driloke. Non vivete come degli animali, tapo divyam, compite austerità, perché nel compimento di questa austerità, Brahma Sokhyam Dvanantam, allora possiamo raggiungere la felicità. Tutti cercano la felicità, anche chi va al bar a giocare a carte cerca la felicità e nel frattempo si guarda anche la partita di calcio, quindi ha una felicità che si espande, no? Sta giocando a carte e vede la partita di calcio. Anche lui cerca la felicità, ma quella felicità è Maya Sukaya, è una felicità illusoria che non porta da nessuna parte. Mentre Shabadeva Maharaj fa questa differenziazione, dice Brahma Sokhyam Dvanantam. Quindi che tipo di felicità vogliamo raggiungere? Quella del bar o del Maya Sukaya, che poi quella lì è influenzata dall'ignoranza ed è chiaramente una felicità stupida, ma poi sotto le diverse influenze della natura materiale magari può prendere delle forme molto più affascinanti la felicità di un materialista, ma è sempre la felicità illusoria. Mentre noi ci è stata data questa possibilità così rara di raggiungere Brahma Sokhyam, la felicità trascendentale. Quindi se una volta arrivate a comprendere queste verità, non prendiamo la decisione di compiere austerità, fondamentalmente c'è una parte di noi che non si vuole sottomettere. Perché sono tanti. Però fondamentalmente c'è questa parte egoistica che manifesta invidia nei confronti del Signore Supremo. E quindi dice no, io non mi sottometto. E questo è un comportamento stupido perché comunque si deve sottomettere l'anima e si deve sottomettere ai tre guna e alle influenze della natura materiale e al suo karma, al tempo eterno, quindi una sottomissione pazzesca, quella dell'anima condizionata. Ma è una sua scelta. Preferisce sottomettersi a tutte queste tribolazioni piuttosto che sottomettersi al Signore Supremo, come un figlio che decide di andare per la sua strada. E invece di rimanere connesso al padre che gode di una grande opulenza, quindi lui potrebbe gioire della stessa opulenza, decide di fare di testa sua e si ritrova nel mezzo di una strada. Qui la strada è fatta di un numero incalcolabile di nascite e morti e di un'ignoranza tenebrosa che non ci porta a comprendere nemmeno chi siamo. Che dire di comprendere chi è Brahma e che dire di comprendere il Signore Supremo che è l'origine di Brahma stesso. Quindi queste parole di Maharaj Parikshit sono molto importanti perché Maharaj Parikshit ci sta dando l'esempio. Lui era un imperatore e aveva tanti impegni. Aveva tante cose da fare, ma a un certo punto prende una decisione ferma. E qualcuno potrebbe dire sì, perché lui ha ricevuto la maledizione. Sì, ma
Lui ha ricevuto la maledizione, ma l'ha usata e l'ha trasformata in una benedizione. È stato intelligente e ha compiuto austerità senza mangiare, senza dormire, per 7 giorni, ha avvicinato il Grande Acharya, ha ascoltato e ha messo in pratica quello che gli è stato detto di fare. Allora, noi non siamo Maharaj Parikshit. Prima di tutto non dobbiamo lasciare un regno, ma dobbiamo lasciare le nostre piccole attività, eh? Egoiste. Ma ognuno di noi ha i suoi attaccamenti da abbandonare se vuole comprendere le parole dello Srimad Bhagavatam, se vuole comprendere la verità assoluta, altrimenti non c'è nessuna comprensione, c'è il buio, l'ignoranza e l'anima è costretta a peregrinare da un corpo all'altro anche senza cambiare corpo. Noi, come dico spesso, stiamo già cambiando corpo costantemente, ogni giorno cambiamo corpo. Quindi se siamo illuminati dalla conoscenza trascendentale, siamo sempre liberati. È il momento di lasciare il corpo definitivo, ci porterà nel mondo spirituale, ma ci siamo già nel mondo spirituale se siamo coscienti di Krishna. E se invece decidiamo stupidamente di seguire la nostra mente condizionata, non capiremo niente di tutto questo, saremo totalmente assorti nel comprendere comunque qualcos'altro. Come ho detto prima, comunque tutti cercano la felicità e comunque tutti cercano la conoscenza. Quindi dedicheremo il nostro tempo a scoprire altre verità. Ma tutte queste verità che andremo a scoprire fanno parte della dualità di questo mondo materiale e cercheremo comunque l'eternità. Ma in che modo? In un modo condizionato. Quindi cercheremo di allontanarci dalla morte il più possibile. Anche quello è un modo per cercare l'eternità, ma la morte inesorabile arriverà. Allora, la persona intelligente comprende la sua vera natura di essere spirituale eterno, comprende di essere fuori dalla sua vera natura, perché se siamo in un mondo temporaneo significa che ci siamo ritrovati in un modo o nell'altro in una dimensione che non è la nostra dimensione originale e appunto intelligentemente ascolta le parole di Maharaj Parikshit, degli Acharya, delle anime liberate e segue il loro esempio. Quindi Maharaj Parikshit ha dovuto compiere quel tipo di austerità. Brahma ha dovuto compiere un altro tipo di austerità, ma l'austerità che viene data all'anima condizionata è relativa e proporzionale alle sue capacità. Quindi noi non dobbiamo, per ricevere la misericordia di Brahma, non dobbiamo essere Narada Muni, per fortuna, perché sarebbe impossibile per noi. E dobbiamo ricevere la misericordia discendente dalla Guru Parampara e non dobbiamo neanche andare a diffondere la coscienza di Krishna in tutto il mondo, come ha fatto Prabhupada, per fortuna, perché sarebbe impossibile per noi. Ma noi possiamo diffondere la coscienza di Krishna nel nostro piccolo, collaborare a questo movimento. Questa è l'austerità che ci viene richiesta e se noi faremo questa austerità semplice, piccola, riceveremo gli stessi frutti che ha ottenuto Maharaj Parikshit, che ha ottenuto Narada Muni e che ha ottenuto Brahma e avremo il darshan di Krishna. In che forma? Finché non avremo un darshan diretto, avremo un darshan che viene dalla fede
che ci viene nel cuore sull'autenticità di questa conoscenza, sulla verità assoluta di questa conoscenza e sulla potenza del servizio di devozione come unico mezzo per arrivare alla comprensione della verità assoluta. Ma non lo diciamo noi, lo dice Krishna, Bhaktyamam Abhijanati Yavanyas Chasmitattvata. Si può conoscere il Signore Supremo così com'è solo con la bhakti, solo con la devozione. Tatomam tattvato gyatva vishate tadanantaram. E quando si diventa coscienti di lui grazie a questa devozione, vishate tadanantaram, si può entrare nel regno di Dio. Quindi, grande fortuna che non abbiamo ricevuto una maledizione di morire in 7 giorni. Così abbiamo un po' più di tempo, ma dobbiamo usarlo bene questo tempo, non possiamo pensare, ecco, no, ma tanto io ho una vita davanti, prima di tutto non sappiamo quanta vita abbiamo. E poi, visto che abbiamo più tempo, chi ha tempo non aspetti tempo, dedichiamolo alla realizzazione spirituale, dedichiamolo alla comprensione di queste verità e dedichiamolo al servizio del maestro spirituale, il più possibile, con il massimo della nostra capacità. Allora riceveremo questa visione. Brahma Saukhyam Tvanantam e raggiungeremo questa felicità meravigliosa che non è accessibile a questa cimice. Anche se è qui vicino al microfono, però se gli diciamo Haribol, anche lei può trovare un po' di felicità in più. Una cimice fortunata rispetto a tante altre che ci sono sul pianeta Terra. Jai, grazie a tutti per l'attenzione. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.